Radio Dream on Fly. Dream on Fly. Si vola in alto. Venerdì 5 marzo 2021, Erika Cappelluti in vostra compagnia, benvenuti su Radio Dream on Fly, buon pomeriggio. Non sono da sola, ma quest'oggi con me in diretta telefonica c'è il consigliere regionale, l'avvocato Alberto Avetta, vicepresidente della Commissione Ambiente. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, parliamo di trasporti. Il governo nazionale ha messo a disposizione molte risorse, 200 milioni di euro per il 2021, proprio sul trasporto pubblico locale, che a legge di bilancio approvata potrebbero essere impiegate proprio per garantire dei servizi aggiuntivi come autobus turistici, taxi, auto a noleggio con conducente. Inoltre, di questi giorni proprio la notizia che in Piemonte arriveranno 180 milioni di fondi statali per la sostituzione degli autobus inquinanti. Consigliere, è così? Sì, è così, e devo dire che ci fa molto piacere che ci sia questa buona notizia, perché è evidente che questo inizio d'anno arriveranno molte risorse sul trasporto pubblico locale. Ci sono i milioni a cui lei ha fatto riferimento e devo dire che arrivano nel momento giusto, perché questo va dato atto al governo nazionale e in particolare in questo caso al governo precedente all'attuale, e perché il Covid, tra i tanti danni che ha portato con sé, che porta con sé, c'è anche quello di aver allontanato in modo significativo i cittadini dall'uso del trasporto pubblico locale, e questo per una ragione semplice ed è anche una ragione assolutamente comprensibile, cioè la paura del contagio sui mezzi pubblici. Quindi è giusto, è corretto che la regione, attraverso le sue diramazioni operative, garantisca su questi mezzi la massima sicurezza e, se posso dire, anche il massimo conforto possibile. E allora noi dobbiamo anche metterci nelle condizioni nel pensare al passaggio, no? Al post-Covid, per così dire, al futuro post-emergenziale dal punto di vista sanitario, a metterci nelle condizioni di favorire il ritorno all'uso dei mezzi pubblici, perché l'alternativa è quella che tutti sappiamo, e cioè il ritorno massivo all'auto privata con tutte le conseguenze che conosciamo. Peraltro sono di questi giorni notizie sulla qualità dell'aria che respiriamo, esatto, le note vicende di cui tutti abbiamo letto sui giornali. E allora noi, se posso solo concludere brevemente sulla sua domanda, avevamo fin da subito sollecitato la regione affinché prendesse esempio da altre regioni che l'hanno fatto in modo più determinato, a nostro avviso, di quanto abbia fatto la regione Piemonte in questi ultimi mesi, e aggiungesse servizi, insomma non che riducesse il servizio, ma li aggiungesse. Ci sono aziende di trasporto che evidente sono ferme ormai da un anno, quelle che usano gli autobus turistici, per ovvie ragioni sono ferme, nel senso che non si fanno più gite scolastiche, gite di alcun tipo, e quindi questi servizi potrebbero essere affiancati e possono essere affiancati appunto al servizio di trasporto pubblico locale, per sgravare se noi gli autobus li facciamo circolare al massimo della capienza, il 50%, è evidente che è necessario che ci sia una dotazione più alta di autobus. Poi c'è la questione degli autobus nuovi, che è molto interessante. Sono 180 milioni che arrivano grazie a fondi statali e fondi europei. Di questi 180 milioni, 110 circa sono destinati ai fondi regionali, a incrementare il fondo regionale, 80, se non ricordo male, 70-80 sono destinati a incrementare i fondi dei comuni capoluogo, quindi Torino e degli altri comuni delle province piemontesi. È un'importante iniezione, diciamo così, di risorse, perché noi abbiamo un parco circolante che ha un'età media in Piemonte, che ha un'età media di circa 10 anni e mezzo, sono circa 2600 autobus. Con queste risorse la regione è nelle condizioni, insomma il sistema pubblico è nelle condizioni di sostituire un terzo di questo parco, quindi circa 850 autobus, con grandi benefici dal punto di vista della qualità dell'aria, perché si prevede una riduzione molto significativa
dei PM10, insomma, questo non può che essere una notizia, come dicevo, molto positiva. Entro il 2023 dobbiamo assolutamente insomma ridurre le emissioni inquinanti e quindi utilizzare, diciamo, autobus green, no? Allora, la Giunta ha deciso di tagliare di 10 milioni, poi scesi a 8, le risorse al trasporto pubblico locale per passarle su un altro settore, insomma, duramente colpito, quello della medicina generale. Due settori molto colpiti, sia appunto il trasporto che la medicina dalla pandemia. Ecco, come verrà gestito il settore trasporti con le risorse che si hanno a disposizione? Ma guardi, noi questa, anche qui io svolgo il mio ruolo da consigliere di opposizione, anche se tento di farlo nel modo più costruttivo possibile per quanto ci è consentito. Noi abbiamo considerato questa scelta come una scelta molto sbagliata, perché è chiaro che in una situazione come questa tagliare al trasporto pubblico locale è oggettivamente una scelta sbagliata, lo ribadiamo. Siamo riusciti a ridurre questo taglio attraverso un nostro emendamento come Partito Democratico di 2 milioni. Oltre a questo abbiamo ottenuto la promessa, che per ora è tale ma non ho motivo per metterla in discussione, vedremo se e quando non sarà appunto assecondata concretamente, la promessa di ripristinare le risorse sul trasporto pubblico locale. Ma a maggior ragione è una scelta sbagliata, perché si inserisce e va a finanziare una legge che assolutamente, i cui obiettivi sono assolutamente condivisibili, che è la legge sullo sviluppo e il potenziamento della medicina territoriale, per capirci i medici di base, l'aggregazione fra medici, le case della salute, tutto quello che sta dentro il macro tema della medicina territoriale, quindi obiettivi condivisi, e non solo, ma in una realtà come Piemonte, dove ci sono tante aree urbane ma c'è altrettanto territorio da provincia, diciamo così, di cosiddetto Piemonte Monte 2, quello dove c'è una densità di popolazione bassa, immaginate le valli montane per fare un esempio per capirci, in realtà in cui la medicina territoriale funziona ed è efficace ed efficiente, esprime tutta la sua efficacia ed efficienza anche nella misura in cui c'è un trasporto pubblico locale che funziona, perché se poi le persone non sono in grado, immaginiamo le persone anziane più deboli, le persone che hanno difficoltà magari a possedere un'auto propria, non sono poi supportate da servizi di trasporto adeguati, è evidente che, per dirle in modo molto semplice e banale, non è che tutti possono vivere vicino all'ospedale, e c'è anche qualcuno che ci vive un po' più lontano, e quindi a queste persone devo garantire un servizio di trasporto pubblico efficace. Quindi è un po' una sorta di incoerenza, no? Da una parte dire sviluppo la medicina territoriale, la finanzio, ma la finanzio tagliando il trasporto, che è il presupposto, uno dei presupposti per farla funzionare, soprattutto in certe aree del Piemonte. Ecco, ma metta anche me in mezzo, perché io utilizzo i mezzi di trasporto pubblico tutti i giorni, per cui insomma riguarda anche me molto da vicino. Ma riguarda tutti, ed sì, è un tema che noi abbiamo sollevato, ma insomma siamo riusciti a correggere in qualche modo. Ecco, parliamo anche di treni. Ogni giorno in Piemonte migliaia di persone lo utilizzano. La sensazione è che ci siano più Piemonti diversi, no? Quello dell'alta velocità e quello invece che fa fatica, l'abbiamo anche sottolineato, a collegare centri periferici. Ha parlato appunto dei luoghi montani con i centri metropolitani, dove la gente studia, dove la gente lavora, appunto gli ospedali, diceva lei. Certo, qui guardi, sulla questione treni noi abbiamo più volte sollevato il tema, almeno sotto due profili. Allora, intanto riprendo quello che lei correttamente ha sottolineato, cioè ci sono diversi Piemonti, il territorio è molto vario, molto articolato, e soprattutto non dimentichiamocelo mai che quasi il 50% del territorio piemontese è montano. Sì. Su 1200 comuni, 500 comuni, forse di più, qualcosa di più, sono comuni montani. Quindi è evidente che anche il trasporto ferroviario, che dovrebbe essere, come dire, l'asse portante strategico del trasporto pubblico, di una rete di trasporto pubblico regionale, è chiaro che diventa fondamentale. Allora, noi abbiamo la sensazione che i treni a questa giunta regionale non piacciono moltissimo, è una sensazione che si basa su alcuni riscontri che abbiamo avuto. Noi registriamo in questi ultimi mesi, in questi due anni di legislatura, abbiamo registrato molti disagi e disservizi sulle reti di trasporto su ferro, sulla rete regionale. Allora, è chiaro che di fronte a questi disagi e disservizi ci sono due modalità di comportamento da parte della giunta, cioè ci si comporta cercando di trovare soluzioni ai disagi e ai disservizi, oppure
come dire, si lascia che le cose vadano in un certo modo e si tende a dire che si sostituisce questo tipo di servizio con altri tipi di servizi all'interno del trasporto pubblico locale. Allora, a nostro avviso questo è sbagliato per le ragioni a cui ho fatto riferimento e che riguardano evidentemente la qualità dell'aria. È evidente che il trasporto su ferro è un trasporto tradizionale ma molto sostenibile dal punto di vista ambientale, anche perché le ferrovie per fortuna ci sono già, ci sono dal 1800, quindi basta utilizzarle al meglio, insomma basta utilizzarle nel modo più efficace e più efficiente possibile. E dall'altro però dobbiamo anche magari prendere esempio da alcune realtà che sono molto più avanti di noi. Faccio riferimento a Milano perché siamo vicini, perché ci confrontiamo spesso con quella realtà, e vedrete tutti coloro che frequentano quell'area, quella grande area metropolitana, si rendono conto di quanto in quel caso ci sia stato un investimento forte sul trasporto su ferro, soprattutto nel creare quella rete più sinergica possibile con i territori circostanti. Cioè, noi abbiamo bisogno di mettere nelle condizioni anche chi sceglie di vivere nelle aree, nella prima cintura, nella seconda cintura, di potersi relazionare per motivi di studio, di lavoro, per qualsiasi ragione uno ritenga, di potersi relazionare in modo diretto e sempre più efficiente e anche confortevole, per usare questo termine, con la grande area urbana. Ad oggi così non ci pare sia, nel caso di Torino in particolare e della sua area urbana. L'Unione Europea, come reazione alla pandemia, appunto, ha destinato all'Italia enormi sostegni. Abbiamo un'opportunità davvero unica adesso. E elettrificazione, sostituzione degli automezzi, ne abbiamo parlato, per ridurre le emissioni inquinanti. Abbiamo parlato, insomma, anche abbiamo accennato al discorso delle linee ferroviarie. Ma parliamo adesso del recovery plan della regione. Qual è il piano di ripresa e resilienza della nostra regione? Ma allora, il recovery plan è una grandissima opportunità. Adesso abbiamo un governo nuovo che dovrà metterci mano e ragioniamo su quello che è stato approvato dal governo nello scorso mese di gennaio dal governo Conte. Nel frattempo la regione si è attivata in alcuni incontri territoriali in cui va a spiegare quelle che sono le priorità di intervento per quanto riguarda appunto gli obiettivi che la regione Piemonte si dà. C'è una lista molto significativa che noi abbiamo un po' così, insomma, simpaticamente definito una lista dei desideri, perché credo sia a una cifra importante che sta intorno ai 13,5 miliardi solo per il Piemonte. Di questi circa 1,5 miliardi destinato alle infrastrutture. Ovviamente si tratta di una lista della spesa, per così dire, molto, molto significativa, che è dedicata, dal nostro punto di vista, comprensibilmente, anche condivisibilmente, dedicata. Per esempio, sono previsti 200 milioni per il sistema aeroportuale, che come sappiamo vive un momento di grande difficoltà ovunque, ma certamente è storico e strutturale la difficoltà che tutti conosciamo rispetto al nostro aeroporto. Speriamo che per esempio il completamento del collegamento diretto con Porta Susa via treno possa davvero, sempre all'esito superata questa emergenza sanitaria, possa riposizionare il nostro aeroporto nelle migliori condizioni per poter dare il suo contributo in termini di attrattività a una grande area urbana come quella di Torino. Quindi ci sono quei soldi lì, ci sono. È previsto, insomma, sono stati richiesti, cioè l'istanza, rispetto a 200 milioni sul sistema aeroportuale. Ci sono 50 milioni sulla stazione, verrebbero postati 50 milioni sulla stazione di interscambio tra l'alta velocità Milano-Torino e il collegamento Aosta Torino. Ci sono 81 milioni sulla tratta, sull'elettrificazione della Torino, della tratta Ivrea Aosta. Qui c'è un investimento significativo anche dal punto di vista delle infrastrutture strutturali, un investimento che però è atteso. Allora, io credo che è evidente che questo, il recovery plan della regione, si deve inserire in un contesto, a mio avviso, strategico, un disegno strategico. A nostro avviso è quello che manca un po', cioè quando noi banalizziamo un po', sorridendo, la chiamiamo lista della spesa, intendiamo significare proprio quello, cioè dovrebbe esserci una visione strategica. A mio avviso
in una realtà come Piemonte, il macro tema, il vero macro tema su cui dobbiamo, con il quale dobbiamo fare i conti e quindi darci anche l'obiettivo di dare soluzione a questo vero macro tema, è quello di superare le sperequazioni territoriali, cioè quelle differenze a cui lei prima ha fatto cenno e che sono ancora evidenti, le differenze in termini di servizi, di opportunità e di potenzialità tra chi vive e non solo vive, ma magari decide anche di investire risorse, i propri affetti, la propria vita in aree più disagiate dal punto di vista infrastrutturale e chi invece decide di vivere nelle aree che sono invece più strutturate, come le grandi aree urbane. Allora io credo che in una realtà come Piemonte, dove quasi la metà dei piemontesi vivono nel cosiddetto Piemonte 2, cioè in quelle aree meno urbanizzate, quindi meno dotate di servizi, credo che il nostro macro obiettivo rispetto a un tema come il Recovery Plan, che ci dovrebbe consentire di trasformare questo nostro paese, sia proprio quello di risolvere nel modo più definitivo possibile queste sperequazioni, che riguardano le infrastrutture, poi come puoi immaginare riguardano i servizi sanitari, per esempio riguardano un macro tema che sono i servizi digitali. Non è più accettabile che oggi in Piemonte il telefonino funzioni a Torino ma non funzioni magari in un paesino di qualche valle, perché è evidente che se lì non funziona il telefonino è molto improbabile che lì magari qualche giovanotto si inventi una startup e decida di farla funzionare in quell'area, mentre invece se ci fosse in quell'area in quell'area anche disagiata ma magari straordinariamente bella dal punto di vista ambientale e naturalistico, magari qualche giovanotto in gamba di cui il Piemonte è ricco avrebbe anche idea e voglia di mettersi a lavorare lì e magari a vivere lì e investire la sua vita lì. E guardi, questo poi chiudo, è un tema a cui tengo molto. Io nella mia esperienza amministrativa ho fatto anche il presidente dei sindaci piemontesi, quindi mi sono sentito molto molto, come dire, in sintonia con le istanze dei sindaci, in particolare dei piccoli comuni, delle aree più marginalizzate, tra virgolette, insomma, uso questo brutto termine, devo dire che però ho sentito molta voglia, molto amore anche delle persone che vivono lì per continuare a vivere in quelle aree, perché ha anche dei lati positivi, ma ci sono anche dei lati positivi di ritorno rispetto a chi vive in città, perché quelle persone rappresentano un presidio fondamentale e irrinunciabile di quei territori. Perché poi quando succedono le frane, quando succedono gli eventi alluvionali, quando succedono le catastrofi di carattere naturale, è chiaro che molto spesso capitano perché si perde un po' quel ruolo di presidio del territorio che è fondamentale. E quindi credo sia interesse di tutti, a 360 gradi, investire su questo macro tema, cioè il superamento delle sperequazioni territoriali. Credo sia il macro tema vero per una realtà come Piemonte. Io la ringrazio, consigliere regionale, avvocato Alberto Vetta, ricordiamolo anche vicepresidente Commissione Ambiente, per essere stato con noi qui su Radio Dream on Fly. Grazie. Grazie a voi, grazie, alla prossima. Buon lavoro allora, buon lavoro. Grazie.